Buon pomeriggio ai telespettatori di Mondo Futsal dal Palameucci di Aprilia per l'incontro tra Eagles Aprilia e Città di Pontina, valida per l'ultima giornata del girone A di Serie D. Ricordiamo Eagles Aprilia già vincitrice del suo raggruppamento. Inizia anche quest'ultima partita di campionato. Primo possesso per l'Eagles. Adesso vediamo Pignadiello, capitano, che chiama lo schema da calcio d'angolo. Pallone messo forte dentro ed arriva subito il vantaggio dell'Eagles con Riolfo. Quindi il pallone che torna tra le mani di Guercivi, che va diretto da Millozza. Ancora da Barontini, prima per Buffoni. Tunnel di Millozza. Ed arriva il pareggio del Città di Pontina con Capitan Millozza, che dopo aver saltato con un tunnel il suo avversario colpisce di punta sorprendendo l'estremo difensore dell'Eagles ed è 1-1. La difesa del Città di Pontina schierata molto bassa ai 9 metri, attenzione allo scambio, c'è il miracolo di Guercivi. Se ci sarà calcio d'angolo battuto da Millozza, che va fuori da Barontini, prova a calciare, respinto e se ne va in contropiede, c'è un'altra super parata di Guercivi. Adesso vicino, attenzione, un po' di spazio, si accentra, va sul sinistro, porta spazio metà difesa e poi colpisce in pieno volto Guercivi. Vicino che va a sfidare Betti, serve Pignadiello dall'altra parte, in palla Buffoni, batti e ribatti, pallone che arriva a Frioli ancora una volta da vicino, che prova a saltare Betti, in buca per Masullo, ottimamente c'è il gol di Masullo che riporta in vantaggio l'Eagles Aprilia su assist di Vecinu, festeggiatissimo dai suoi compagni. E Barontini, ancora Masullo, perde il pallone, attenzione a Millozza che ha un po' di spazio, prova a calciare subito, non inquadra lo specchio, ancora vicino è un Mucci, adesso pallone dentro di Pignadiello, messo dentro per Masullo, la sponda di destra di Capitan Pignadiello ed arriva la doppietta di Masullo come nell'occasione del secondo gol. Quercivi a chiudere tutto, pallone messo fuori per Frioli, campo di spazio e secca Quercivi con un preciso sinistro e fa 4-1. Forte servizio per Screpante, poi attenzione in questa occasione per Buffoni che controlla tutto solo davanti a Passamonti e arriva un bel gol di Buffoni che accorcia le distanze. Per Civi va a servire Millozza che sfida Buce, salta molto bene i due avversari e poi arriva il miracolo di Passamonti di Gioia che va a sfidare Mucci, lo salta molto bene, salta anche Betti, poi prova con il destro e trova un grandissimo gol di Gioia che dopo aver saltato due uomini ed andato a incrociare con il piede destro per il gol del 5-2. Adesso va a cercare a trovare molto bene Cittarelli che scarica per Sacchetti che si appoggia ancora a Riolfo e sul secondo palo arriva la chiusura di Cittarelli, buonissima la gestione del pallone dell'Eagles. Sacchetti poi mantiene il pallone in campo, va a cercare ancora Sacchetti, poi pallone che esce fuori per Riolfo che trova l'incrocio dei pali e fa 7-2. Tiene il possesso del pallone, poi lo serve dietro ottimamente per Cittarelli che ha un po' di spazio, che con il piattone sorprende Guercivi. Adesso pallone alto recuperato da Betti che salta l'avversario, poi serve Millozza che gli restituisce il pallone ed arriva il meritatissimo gol di Cristian Betti. Vediamo forse l'ultima ripartenza di questo campionato per l'Eagles con Vecinu che fredda sul primo palo Guercivi, arriva anche la firma del bomber per il 9-3. Adesso vediamo ancora un altro possesso per l'Eagles, l'arbitro ha il fischietto alla bocca ma c'è ancora il tempo per il gol di Sacchetti. Sul triplice fischio dell'arbitro arriva il 10-3 finale tra gli applausi del pubblico. Applausi meritatissimi per questa squadra capace di vincere tutte le partite, di pareggiarne solamente due. Mai sconfitta questa corazzata di mister Iannaccone che adesso va a raccogliere gli applausi anche del Città di Pontina ed è tutto pronto per la festa che vedrà protagonisti, ragazzi, tifosi e tutto il mondo Eagles. E da Yuri Bagoli ed Emanuele Barsi un arrivederci alla prossima stagione.